Buongiorno e buonasera e buonanotte a tutte e tutti gli studenti collegati su Verbling da tutto il mondo. Mi chiamo Ettore Giosuè e per oggi sarò il vostro insegnante di italiano. Questa lezione è sull'università e sulle scuole. E sulle presentazioni in generale. È una lezione per principianti base e principianti, e quindi siete tutti i benvenuti a partecipare a questa lezione. Per poter partecipare avete bisogno di un ticket che è possibile acquistare su verbling.com al prezzo di 3 dollari. Ed è anche possibile comprare un abbonamento mensile, sempre su verbing.com, al prezzo di 45 dollari. E con un abbonamento mensile potrete partecipare a tutte le lezioni di lingua che Verbing offre. Verbing adesso offre lezioni di inglese, spagnolo, italiano, russo e francese. Quindi avete un'ampia scelta di possibilità nel vostro percorso di formazione linguistica. Hello to everyone, my name is Ettore Giosuè, and today I am here to teach you Italian language, of course. And this is a real beginner and beginner class, so don't be shy, don't be afraid. You are all welcome to join this class. And in this class, we are going to learn about presentations and the school system in Italy. So it will be hopefully a really interesting and good class. There is a lot of material to look at, and we will also practice what we learned. Ciao Igor. Ciao professore, come stai? Bene, un secondo Igor, one second. Sì. Just one second, I'm... Igor? Sì. Ok, Igor, puoi sentirmi adesso? Ok. Mi chiamo Igor, sono di Israele. Questo è tutti. Ok, non ti preoccupare, oggi impareremo di più. Ciao Laszlo. Ciao professore. Come stai, Laszlo? Come stai, professore? Io bene, e tu? Oh, io bene. Oh, ok. Perfetto, ottimo, Grazie. ottimo. Prego. Ciao Dennis. Ah, buongiorno, Ettore. Buongiorno Dennis. Come stai, Dennis? Stai bene? Così, così o male? Ah, bene, bene, grazie. Perfetto. This is my first time, so sorry for my Italian. Don't worry. There is always a first time. And this is not your first time, this is your Second second time. time, yeah. Okay. Ciao Nicole. Ciao. Ciao Ciao Ettore, Nicole. buongiorno. Buongiorno. Come stai, Nicole? Bene, grazie, e tu? Bene, bene.
Oggi è una giornata con il sole, quindi sto bene. Perfetto. Bene, Nicole, di dove sei? sono canadese, sono di Canada. Perfetto. E da quanto tempo studi italiano? Non studio italiano. Ok, quindi inizi oggi. studiato italiano fa più di 20 anni. Ok, più di 20 anni fa, I'm trying again after 20 ok, don't years. worry. We say in Italy that there is always a first time, but there is always a second time as well. Molto bene, molto Ottimo, bene, perfetto. grazie. Prego. Ok, vi invio il link a questa lezione. I'm sending you the link to this lesson. E il link è nella chat box qui, tipo, qui nella chat box qui di Verbi. E condivido anche lo stesso link. I will also screen share the same link in my screen. Okay. So in this class we have four students, there are four students. So we will read this dialogue two times. So every student will read it. Dennis e Igor. Sì. Dennis, tu sarai Antonio. Ok. E Igor, tu sarai Maria. Ok. Okay, sorry Igor, they're just Maria and Antonio. Oh, perfetto, perfetto. Okay, prego. Antonio, Dennis? Ok, Io no. ciao, io mi chiamo Antonio, tu come ti chiami? Come ti chiami? Ciao, ciao, io mi chiamo Maria. Io vengo da Milano e tu da dove vieni? Vengo da Roma. Ho Quanti anni hai? 20 anni e frequento lì l'università. Che cosa studi? Studio chimica, e tu? Io studio architettura. Mio fratello è un architetto. Mia sorella invece studia matematica. Ok, yeah, it's good. Matematica. Mio padre e mia madre insegnato matematica. Ti posso offrire qualcosa al bar? Ok. Volentieri. Perfetto. Ok, Dennis e Igor, ora voglio che voi facciate lo stesso dialogo, ma fino a questo punto. So I want you to make the same dialogue, of course, with your names and your informations till this point, you know. So you will tell your name, where you are from, your age, what you study, or what is your work. Okay. Dennis? Okay, I'll try. Mm-hmm. Ciao, io mi chiamo Dennis. Tu come ti chiami? Ciao, io mi chiamo Igor.
Io vengo da Mosca, yeah? Mm-hmm. Corretto. Mosca, e tu da dove vieni? Vengo da Tel Aviv. Quanti anni hai? Ho 4 anni, 40. 40. A 40. Ho 40 anni. E what does it mean? Frequento l'università? Frequently? Okay. No, 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 frequento means to attend. Ah, ok. 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 Anche io lavoro. Mm-hmm. Perfetto. So how can I ask? About your work. Che cosa lavori? Io studio italiano. Okay, but we can ask also quale lavoro fai? That means what is your job? Okay, quale lavoro fai? Io lavoro in banca. In banca? Mm-hmm. Perfetto. In banca. Mm-hmm. Io anche studio italiano. Mm-hmm. Io anche studio lingua. Mm-hmm. La lingua italiana? I want to say foreign language. Una lingua straniera. La lingua, scusi? Una lingua straniera. Una lingua straniera. Mm-hmm. Perfetto. Igor, quale lavoro fai? Scusi? Quale lavoro fai? What is your job? Mm-hmm. No, sorry, Igor, sorry. Dennis. Io lavoro. Mm-hmm. Medico? Uh-huh. Io sono un medico. Ok, yeah. Io lavoro in ospedale. Mm-hmm. Ok. Mm-hmm. Perfetto. Molto bene. Okay, we will understand more from the text just in a bit. Ciao, Selma. I'm sorry. Ciao, Selma. Tutto bene? Perfetto. Grazie. Mm-hmm, perfetto. Ottimo. Prego. Igor. Dennis. About che cosa, what does it mean? Why not just cosa, study? Why che cosa? You can say both, cosa studi o che cosa studi. Okay. Mm-hmm. Okay, Laszlo e Nicole. Laszlo, tu sarai Antonio? E Nicole, tu sarai Maria. Ok. Ok. Ciao. Io mi chiamo Antonio. Tu con ti chiami? Ciao, io mi chiamo Maria. Io vengo da Milano e tu da dove vieni? Vengo da Roma. Quanti anni hai? Mm-hmm. Ho 20 anni e frequento l'università. Che cosa studi? Studio chimica. E tu? Io studio architettura. Mio fratello è un architetto. Mia
Mio sorello invece studia matematica. Mio padre e mia madre insegnano matematica. Ti posso offrire qualcosa al bar? Volentieri. Perfetto. And now we do the same as before. Facciamo lo stesso come prima. So, Laszlo. Ok. Mi chiamo Laszlo. E io vengo da Kazincbarcika. No. Of course you came from Kazincbarcika, but let's do as a dialogue. So Laszlo, ciao, io mi chiamo Laszlo, e tu come ti chiami? E mi chiamo Laszlo. Ok, ciao, chiamo Laszlo, tu come ti chiami? Ciao, io mi chiami Nicole. Mi chiamo Nicole. I vengo da Kazincbarcika, e tu da dove veni? Vengo da Toronto. Quanti anni hai? Ho 40 anni e frequento l'università. Che cosa studi? Studio geografia. E tu? E studio matematica. Let's translate together this text before we move on. Nicole. Sì. Potresti tradurre questa parte del testo? Translate to English from the beginning? Sì, perfetto. Ok. Ciao, io mi chiamo Antonio, tu come ti chiami? Hi, my name is Antonio. What's your name? Ciao, io mi chiamo Maria. Hi, my name is Maria. Io vengo da Milano, e tu da dove vieni? I come from Milan, and you, where do you come from? Vengo da Roma, I'm from Rome. Quanti anni hai? How old are you? Ho 20 anni e frequento l'università. I'm 20 years old and I go to university. Perfetto. Okay. Grazie, Nicole. Sorry? Grazie, Nicole. Selma? Okay. Sì. For you the difficult part. Puoi tradurre questa parte, Selma? What do you study? I study chemics. And you? I study architecture. My brother is an architect. Corretto. My sister, I don't know in VC. We could translate as as
bam on the other end instead. My sister studies mathematics. Ok, perfetto. Mm-hmm. Grazie Salma. Prego. Dennis. Okay. My father and my mother teach mathematics. I'm sorry, I have no idea. I'll just say it. Ok, ti posso offrire qualcosa al bar? Qualcuno ha idea di cosa significhi? Does it mean, can I offer you something at the bar? Can I get you something perfetto. At the bar? Mm-hmm. Perfetto, ottimo. Okay. And volentieri, it's of course. Okay. Yes. It would be a pleasure, volentieri. Okay, perfetto. Andiamo a rispondere alle domande. E Ivar, puoi leggere la prima domanda? Ivar? Scusi, my microphone was muted. Ok, non ti preoccupare. Ok, Antonio viene da Roma, falso. Antonio vengo da Milano. Antonio viene da Milano. Ok, perfetto. Laszlo, la numero due. Maria viene da Milano. Falso. Maria viene da Roma. Perfetto. Nicole, la numero 3. Maria ha 20 anni. Sì, è vero. Perfetto. Selma. Selma. Maria. Numero 4. Sì. Maria studia chimica. È vero. Perfetto. Ok. Dennis, la 5. Antonio è un architetto, è vero, anche. Sei sicuro? I'm sorry. Are you sure? Sei sicuro? Architetto, yeah, sure. No. Lui studia? Antonio studia. Yeah. No, so it's falso. Falso, ok, perfetto. Perché? Because he's a student, just a student. Perché è uno studente? È uno studente, yeah. Sì. Perfetto. Ivor, la numero 6. Antonio è uno studente, è vero. E che cosa studia? Studio architettura. Tu studi architettura, ma Antonio... Tu studi architettura. No.
Ivan, io studio architettura. Tu, Ivor, studi Studi. architettura? No, no, no. Ivor, Laszlo Studia. studia architettura. Quindi io studio, tu studi, lui, lei studia. Noi studiamo, voi studiate e loro studiano. Ok? Ok, sì. Laszlo, la numero 7. Il fratello di Antonio è un architetto falso. Maria, fratello, è un architetto. Il fratello di Maria è un architetto, non il fratello di Antonio, perfetto, falso. Nicole? Numero 8, Otto, la perfetto. sorella di Antonio studia matematica, è falso. La sorella di Antonio studia. Sorry. La sorella di Antonio studia matematica. Quindi è Vero, vero, è vero. perfetto. Scusi. Non ti preoccupare. Ok, perfetto. Selma, la numero 9. La madre di Maria insegna matematica. È vero. Ok, sì, giusto. E Dennis, la numero 10. Antonio e Maria vanno al ristorante. È falso? Perché? Perché? How can I say because? Perché? It's very simple. Perché Antonio e Maria vanno al bar. perfetto, ottimo, ottimo. Mi è falso. Let's complete these sentences and Ivor, la numero uno. Ciao, io mi chiamo Igor. Ok, sì, possiamo dire così. Laszlo. Io vengo da Casin Svazica. I'm sorry, non riesco a scrivere. Grazie mille, Lasso. Perfetto. Nicole? Ho 40 anni. Perfetto. Selma. Io studio lingua inglese all'università. Perfetto.
vai all'università? Frequenti l'università, Selma? Le risposte possibili a questa domanda sono sì o no. Frequento l'università? Sì, frequento l'università e studio lingua inglese. No, non frequento l'università, lavoro. Can you explain more? Sure. Senma, io? Ok. Ok, Dennis è un dottore, è un medico. Sì. Per diventare medico ha studiato, ha frequentato l'università. What did I say? You said that Dennis is a doctor. You said that he was student at university. Ha frequentato, frequentare means to attend. I hope so. Dennis, is it true? You went to university, right? Yeah. Or it wouldn't be adapt. Selma, tu frequenti l'università? Sì. Sì, perfetto. E che facoltà? Facoltà? Facoltà di... I don't know how to say it. It's art and foreign languages. What's the name of the... We would say lingue straniere. Lingue straniere e arte. Ok. Che facoltà frequenti, Selma? Io frequento lingue straniere e arti. Perfetto. Ottimo. Okay. Grazie. Bene. Tennis. La numero 5. Mio fratello è how can I say non ho un fratello? Non ho un fratello, ok. Perfetto. Igor, la numero 6. Mia sorella studia matematica. Is it true? No. Ok. So we can say also... Non studia matematica. Non studia matematica. Okay. Perfetto. Laszlo? Mio padre non insegna matematica. Perfetto. Yeah.
Nicole, numero 8. Mia madre insegna matematica. Perfetto. 9, Selma. Andiamo al... andiamo all'università. All'università, ok. Oppure andiamo al bar. Al ristorante. Sì. A stazione. Alla stazione, ok. Everywhere. Dovunque, perfetto. 10, Dennis. Antonio è studiando all'università. I don't know. Ivor, vuoi provare tu? Antonio e Maria studiano all'università. Okay. Ok, perfetto. It's simple. I thought it must be more complicated. Something more complicated. Ok, perfetto. Vi posto sulla chat di Verbling il nuovo link. Abbiamo un altro materiale. Ok, l'ho posto anche nella chat di Google per Sam. Lo avete? Avete visto il link? Sì. Perfetto. Selma? Selma, did you see the link? Selma, you può essere... il microfono silenziato. Okay. Nicole? Sì, sì. Ok, Laszlo? Sì, sì. Ok, perfetto. Lo condivido anche sul mio schermo. Ok. We have to write some sentences as in the example. Dobbiamo scrivere alcune frasi su ogni studente come nell'esame. Laszlo, puoi leggere l'esempio per noi? Can you read the example? Ok, Lucia frequenta la scuola matematica e studia i colori e le forme. La scuola materna. La scuola materna. Grazie. Prego. Nicole, puoi leggere l'altra frase? Lucia ha 4 anni, è intelligente e creativa. Selma, perfetto. Selma, che cosa vuol dire scuola materna in inglese? Scuola materna
Kindergarten. Perfetto, perfetto. Kindergarten. Ok. I never could understand why they use a German word, but I mean, Dennis. Dennis? Oh yeah, sorry, what should I do? Could you translate these two sentences for us? Lucia, okay. Lucia frequenta la scuola materna e studia i colori e le forme. Scuola materna? What is kindergarten. It? Kindergarten. Lucia. Study painting, yeah? Can I say painting? Yes, I colori, okay, the color. At kindergarten. So, okay. She, Lucia attend kindergarten and she studies colors. Okay. And the second one, yeah, Lucia, how can I say four? Quattro. Okay, Lucia ha 4 anni, è intelligente e creativa. He is 4 years old and he is intelligent and creative person. Perfetto. Igor. Sì. Puoi formare una frase col secondo esempio? Sì. Marta e Laria frequentano la scuola elementare e studiano matematica. Marta e Laria sono amiche del cuore. Perfetto. Marta e Laria frequentano la scuola elementare e studiano la matematica. Marta e Laria sono amiche del cuore. Amiche del cuore, the best friends. Yeah? Esatto. E scuola elementare? E scuola is secondary school. Okay, elementary school. Elementary school, elementary school. Did I say right? Frequentiano? Frequentano. Ok. Perché? Frequentano e... Io frequento, tu frequenti, lui frequenta, noi frequentiamo, voi frequentate, e loro, Marta e Lucia, frequentano. Okay. Frequentano. Perfetto. Laszlo? Sì. Sono. Puoi fare questa frase? Marco and Federico. E Federico. E Federico frequenta la scuola media. Studia la letteratura. Ok, Laszlo. Io frequento la scuola media e studio la letteratura, ma Marco e Federico
frequentano la scuola I media. think this difficult me. No. It is not. You can do. It's just for conjugation. And if you see, we have after the sentences how to conjugate these verbs. So, io frequento la scuola media. Ok. Ma loro frequentano. Ok. Frequentano. Ok. Lasso, it is not difficult. You just have to see in the... I must learn this verb. Yes, of course. And we're learning. Don't worry. Ok, quindi Marco e Federico frequentano la scuola media e studiano la letteratura. E studiano... studiano. Loro studiano. Io studio. Tu studi. Lui, lei studia. Noi studiamo. Voi studiate. E loro studiano. Ok. Mm-hmm. Ok, e Marco e Federico compagni di banco. Also, Laszlo. Sorry? Can you also do the second sentence? Puoi fare anche la seconda domanda. Second sentence. Marco e Federico compagni di banco. Ok, Marco e... Federico, è per la terza persona, è per la terza persona, lui è, Nicole è una studentessa, mentre loro sono. Quindi? Loro sono compagni di banco. Esatto. Compagni di banco significa che sono seduti uno vicino all'altro. You know, they sit one next to each other. Making the picture. Is it clear, Laszlo? Penso di sì. Yes, we have to conjugate the verbs, you know? Yes. Because io sono, ma loro sono. Ok, io sono, tu sei, lui è, noi siamo, voi siete, loro sono. Ok. Perfetto, grazie Laszlo. Grazie. Nicole? Giovanna frequenta la scuola superiore e studia latino. I don't know, ragazza solare. Una ragazza solare, in English I guess it would be like sunny girl, something like that. Oh, okay, I see, yeah. È una ragazza solare che ama studiare. I don't know what I'm supposed to do. Sì. Che ama studiare. Or we can say e ama studiare. Oh, che ama studiare. Okay. They are both correct. Sono entrambi corretti. Perfetto. Selma. Sì. I will create another one for you. Okay.
Puoi vedere nella chat di Google, Sam. Giovanni e Lucia. E Luca. Giovanni e Luca frequento all'università inglese. No, Giovanni e Luca studio inglese a l'università. Io studio inglese, ma Giovanni e Luca? Studio inglese all'università. No, no, no. Selma, guarda lo schermo. Io studio inglese. Tu studi inglese? Lui, lei studia inglese? Noi studiamo inglese? Voi studiate inglese? E loro studiano inglese. Quindi? D'accordo. Giovanni e Luca studiano l'inglese all'università. Inglese in università? Oppure All'università. prima frequentare e poi studiare? Giovanni e Luca frequentano all'università e studiano inglese. Perfetto, ottimo. È chiaro, Selma? Sì, è chiaro. Perfetto. Ok, andiamo avanti. E abbiamo alcune materie scolastiche. Un secondo. Le materie scolastiche sono quelle materie che si studiano a scuola. So, the subject you study in school. At least in Italian, and, Tennis. Dennis. Dobbiamo tradurre Storia. le seguenti materie scolastiche. Che cos'è storia in Okay, inglese? history. Perfetto, history. Laszlo, matematica. Math. Sì, perfetto. E Nicole? Geografia, geography. Perfetto. Selma? Fisica. Physics. Ok, perfetto. Dennis? Dennis, ci sei? Dennis? Dennis, we can't hear you. Laszlo? Educazione fisica, physical education. Education. Ok, perfetto. Sport, you know, something different.
Perfetto. Nicole? Filosofia, philosophy. Perfetto. It's very similar. Ok, Selma? Diritto. Questa è un po' difficile. Los. Yes, that is law, jurisprudence. That's when you study law in school. The subject is called diritto. Perfect. Dennis? Oh, Dennis, sei tornato? Are you back? Yeah. So, we arrived at biologia. Biologia, biology. Perfetto. Ok, perfetto. E Laszlo, chimica? Chimica, chemistry. Perfetto. Quali di queste materie ti piace studiare? Musica. Perfetto, grazie Laszlo. E Nicole, quale di queste materie ti piace studiare? Mi piace studiare geografia. E perché? Perché? Non so, perché è molto interessante. Ok, va bene, perfetto. Selma, quali di queste materie ti piace studiare? Prego, ripeto. Quale di queste materie ti piace studiare? Mi piace studiare l'inglese. Perfetto, va bene. E Dennis, quale materia ti piace studiare? Mi piace studiare storia e I'm not sure about pronunciation, filosofia. Filosofia, perfetto. Ok. Perfetto. Hai partecipato a questa lezione, adesso ce n'è un'altra. Sugli aggettivi descrittivi in italiano. Thank you for joining this lesson. Now another class on descriptive adjectives in Italian, and that's also a very important lesson. So if you can join, you are welcome. And it is also a beginner class, so don't worry. And se avete delle domande. If you have any question, potete scrivermi su Facebook. You can write me on Facebook. E grazie, Dennis. Grazie. Grazie, Laszlo. Grazie, grazie, professore. Prego. Grazie, Nicole. Molte grazie, Ettore. Prego, Nicole. E grazie, Sam.
Grazie, Tosè. Grazie mille. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Alla prossima lezione. Ciao. Ciao, ciao.